Salve a tutti, faccio questa piccola intro prima ancora dell'intro ufficiale, perché questa la faccio dopo che ho registrato il video, perché praticamente una piccola nota per dire che l'audio del video che state per vedere e sentire non è proprio ottimale, quindi mi scuso per la qualità, è semplicemente perché non so che era successo col microfono, tipo a una certa mi sono trovato il cavo dell'USB staccato, quindi ho detto cavolo, ma non è che ho perso tutto? E invece poi mi sono accorto che non avevo perso tutto, che ero riuscito comunque a registrare, ma la qualità, diciamo, è un po' diversa, è un po' più bassa, ci sta un po' di rumore. Detto questo, non è esagerato, quindi comunque per me si può sentire. Mi scuso ancora, vabbè, per la qualità, però la spiegazione era chiara e quindi ho detto, vabbè, non lo so rifare, lo carico così. Quindi buona visione. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio far vedere un utilizzo pratico di Elisp, di come poter estendere Emacs utilizzando Elisp. Infatti io ho fatto dei video iniziali che ho descritto un po' le funzionalità base di Emacs, e ho fatto un video su Elisp che introduce il linguaggio Elisp. Ma la cosa figa di Elisp in realtà è che non è solo un linguaggio di programmazione come lo può essere il Python, anche altri dialetti di Lisp, tipo il Common Lisp, lo Schema, eccetera, eccetera. La cosa figa di Elisp è che è un linguaggio Lisp embeddato all'interno di Emacs e quindi ci permette di estendere Emacs in modi molto particolari. In questo video che cosa ho fatto? Dato che recentemente avevo partecipato ad una capture the flag in cui dovevo, che era questa, ho fatto un video a riguardo, in cui dovevo praticamente passare da una stringa alla sua rappresentazione esadecimale, quindi questi sono i byte, questa è la stringa hello e questi sono questa è la rappresentazione esadecimale dell'H, quindi 0x68, che è in esadecimale, sarebbe la codifica ASCII, e quindi ho dovuto utilizzare il comando xdump, però ho detto ma io ho Emacs e Emacs è un interprete di Elisp e quindi io posso utilizzare Elisp per fare cosa? Per fare questo. Io posso scrivere hello, lo posso selezionare e mi sono scritto una funzione che quando la chiamo si chiama my slash text to x, quindi si scrive così, my text txt to x. Quando io chiamo questa funzione, quindi io prima seleziono il testo di cui voglio capire la codifica in esadecimale, poi faccio alt x, my text to x, e lui che fa? Mi apre un buffer in cui mi scrive per ogni carattere la rappresentazione esadecimale del carattere e poi alla fine tutti i caratteri concatenati tra loro. Quindi questa è la rappresentazione esadecimale della stringa hello. E quindi non devo più utilizzare il comando xdump. Certo, questo uno può dire, vabbè, ma io faccio semplicemente così e ottengo quello che mi pare. E questo è assolutamente chiaro, non, è la stessa cosa, anzi, prima devo farlo così. Ok. E come uno può vedere, io se faccio così o faccio così, alla fine ottengo lo stesso risultato, perché qui ho 6,8, 6,5, 6C, 6C e 6F, quindi il risultato è lo stesso, sia chiaro, eh? Però questo secondo me è molto molto più comodo e soprattutto uno può farci anche varie cose. Questa è una mia idea approssimata per avere una specie di convertitore, questo lo voglio fare anche in binario e anche in decimale, così che posso passare da una rappresentazione all'altra in modo molto molto veloce. E quindi questo è un potere di Emacs e soprattutto ho voluto fare questo video perché? Perché questa funzione è salvata nel mio file di configurazione e praticamente è questa qui, quindi conversions, è questa funzione che andremo ad analizzare in questo video per introdurci quindi sia la programmazione in Elisp, quindi Elisp Mod, e sia per capire come possiamo utilizzare Elisp per estendere Emacs. Quindi questo è un esempio concreto perché a me non piacciono tanto quei tutorial di programmazione in cui uno fa vedere tutti i costrutti del linguaggio e poi però non lo utilizza per fare nulla di interessante. Questa è una piccola demo, una serie è per introdurre a dire ok, questo è ciò che possiamo fare con Emacs, perché fondamentalmente Emacs permette una manipolazione assurda del testo. Io quindi tipo prendo, seleziono questo testo, faccio così e lui mi dà questo, ma io posso anche scrivere, diciamo, varie cose, tipo lo posso anche fare molto 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 grande. Seleziono tutto questo testo, chiamo la mia funzione, myText2x, e lui essenzialmente che fa? Per ogni carattere, lui mi dà la rappresentazione esadecimale e poi alla fine mi dà questo in un modo estremamente veloce. Questo è molto più veloce di utilizzare un tool online che lo converto o cose del genere, ed è custom made, e quindi è molto molto, ed è anche divertente scriverla. Quindi spero che il video sia interessante, se avete del feedback lascialo nei commenti, e se siete interessati a questo tipo di contenuti di informatica molto molto particolari, iscrivetevi pure al canale.
Quindi, come al solito, piuttosto che iniziare descrivendo questa cosa che è stata scritta, scriviamola da capo. Quindi adesso mi apro un nuovo buffer, lo chiamerò S1, e inizieremo a scrivere il nostro codice. E tra l'altro voglio far vedere anche la capacità di Emacs di essere un ambiente estremamente interattivo di programmazione. Quindi noi dobbiamo definire una funzione, iniziamo con la sintassi define, il nome della funzione che chiameremo tipo text2x, senza quel mai all'inizio, perché quel mai l'ho messo dopo, sempre per far capire che questa è una mia funzione. Però per adesso, per fare, diciamo, tanto non esiste, questo text2x non esiste nel namespace di tutte le funzioni, definiamo la nostra funzione. Allora, quindi questo sarà un ellipse mode. Quindi questa sarà una funzione. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è questa. Noi che comportamento vogliamo avere? Noi vogliamo avere un comportamento del genere. Io devo essere in grado di selezionare il testo, tipo Leonardo Tamiano. Io devo essere in grado di selezionare il testo e di capire, quando io chiamo questa funzione, qual è il testo che è stato selezionato. E a partire dal testo selezionato, poi processarlo, eccetera, eccetera. Quindi, come prima cosa, chiediamoci: come faccio a estrarre il testo selezionato in un comando ELISP? Per fare questo, l'idea è di utilizzare la keyword interactive. Come abbiamo detto, tipo, se noi qui stampiamo un messaggio hello world semplice e basta, io poi per evalutare questo sistema posso fare eval buffer o altxevb, questo è uno shorthand, e questo lui che fa? Lui carica questa funzione nello spazio dei nomi che posso utilizzare. Quindi in questo caso potrei fare text2x, che chiamo la mia funzione, tra l'altro qui l'ho chiamata male perché si chiama 2x, così. Quindi potrei fare un eval buffer così e lui mi stampa nel message buffer, nel buffer dei messaggi hello world. Perché? Perché ho prima definito la funzione text2x e poi l'ho chiamata nello stesso buffer. Quindi quando io vado a fare eval buffer, lui esegue tutto il codice ELISP nel buffer e quindi va a chiamare la funzione. Se però non vado a chiamare direttamente la funzione in questo buffer e faccio comunque eval buffer, lui la funzione la definisce, ma qual è il problema? Il problema è che adesso io non la posso chiamare, perché se io faccio altx e cerco txt2x, non trovo questa funzione, trovo solo il my slash txt2x, che è quella presente nel mio file di configurazione. Quindi per esporla sotto il sistema altx devo scrivere interactive. E questo è il primo step. Se adesso faccio eval buffer di nuovo, poi qui se va, la, la vado a cercare questa volta, ho la mia text2x, quindi non ho soltanto il my, ma ho proprio la mia funzione. E quindi questo è il primo step. Il secondo step però è il seguente: io devo essere in grado di selezionare il testo, di selezionare del testo, e poi di dire essenzialmente: ok, io voglio stampare il testo che seleziono, per esempio. E come faccio? Ora qui c'è questa sintassi. A interactive, essenzialmente, devo modificare la funzione in questo modo: devo prendere due argomenti che sono bag ed end, e sono praticamente il punto in cui ho iniziato a selezionare il testo e il punto in cui ho finito di selezionare il testo. E all'interno di interactive c'è questa sintassi che deve dire se if, c'è un if, use region p, vuol dire se è attivata una regione, cioè le regioni sono queste cose che seleziono. Quindi se attualmente sto selezionando qualcosa nel buffer presente, in quello in cui sto eseguendo questa funzione, allora devo mettere in una lista l'inizio della regione, region beginning, e la fine della regione, region end. Questa lista, che sarà il valore di interactive, perché interactive chiama un if, e se l'if è vero, se la condizione dell'if è vero, questo è il risultato. Questa lista sarà passata come argomento della funzione. Quindi questo modo è un modo che ho per costruire dinamicamente gli argomenti della funzione quando la chiamo. E questo ha a che fare con l'interfaccia interactive. Altrimenti però, se questo non è vero, che devo fare? Devo fare una lista con due valori vuoti, con nil e nil, che rappresentano il valore nullo. E quindi questo chiude l'if e poi chiudo l'interactive. Ora, io che posso fare? Posso fare tipo message e poi stampo per esempio due interi che sono praticamente bag ed end. Sono l'inizio e la fine della mia cosa. E se adesso faccio eval buffer per calcolare la funzione, poi faccio hello, seleziono il testo e faccio text2x, lui mi stampa due numerelli che sono 165 e 170. Questi sono essenzialmente il punto di inizio della mia regione e il punto di fine della mia regione, perché in Emacs ogni posto in cui ci può essere del testo è indicizzato da un numero. Il 160 è questo, poi abbiamo 160, 165, 6, 7, 8, 9, e poi questa è la fine della regione. E quindi essenzialmente in questo modo io, se invece chiamo la funzione text2x senza però aver selezionato nulla, quindi faccio text2x, faccio txt2x, quindi chiamo questa funzione senza aver selezionato nulla, lui mi ritorna essenzialmente
che questo è buggato perché non è un intero ma sarebbe nil. Infatti, se io scrivo tipo come stringa, se lo scrivo come stringa, a questo punto lui mi funzionerà. Questo lo commento per fare i val buffer. E poi, se io non seleziono nulla e faccio text to x, lui mi dice essenzialmente nil nil perché non ho selezionato nulla. Quindi adesso abbiamo che seleziono qualcosa, lui mi dà la regione e mi dà il punto iniziale della regione e il punto finale. Se non seleziono nulla, mi dà nil nil, e questo è ottimo. A questo punto, all'interno del corpo della funzione, perché questo corpo dell'interactive, quindi qua faccio inizio funzione, diciamo qua scrivo gestione, diciamo input, perché diciamo l'idea è che l'input della funzione dipende da un'interazione che ho con l'utente, perché non è un input fisso, ma questi argomenti assumono un valore a seconda della particolare regione selezionata. Questo è effettivamente l'inizio della funzione in cui posso utilizzare questi due valori back and end. Ma la prima cosa che mi devo chiedere è: ma una regione è stata selezionata? E quindi posso fare if end bag end. Che vuol dire? Vuol dire se l'end ti fa un end logico tra i due valori. Essenzialmente controlla se entrambi i valori sono diversi da nil, allora continua. E quindi qua ci sarà il corpo della funzione vero e proprio. Quindi inizio funzione. E all'interno di questa funzione scriverò essenzialmente, avrò un let per associare. Che cosa? Questo, il let viene utilizzato per creare un nuovo namespace, uno spazio di nomi in cui posso avere delle variabili. In questo caso io voglio la variabile word, non so perché ogni volta mi va a capo, questa cosa è molto fastidiosa. Avrò la variabile word che la chiamo come buffer substring no properties back and end. Ora questa funzione, questa buffer substring no properties, mi ritorna la stringa che è presente tra l'inizio di questi due punti nel buffer, il punto back e il punto end, che ricordiamo sono il punto di inizio della regione e il punto di fine della regione. Quindi alla fine tutto questo valore mi ritornerà la stringa che ho selezionato e la metterà nella variabile word, che sarà quella che poi dovrò processare. Quindi questo è il let, questo è chiudo il let della prima associazione, chiudo il let, la parentesi di tutte le variabili. Perché ricordiamo che let funzionerebbe, che ne so, io qua potrei avere word1, poi word2 e qua ci metto un'altra funzione, tipo fan2, poi posso avere word3 e poi faccio fan3. E essenzialmente lui associa a word1 il valore ottenuto da questa espressione, a word2 il valore ottenuto da questa e via dicendo. Una volta che ho finito di assegnare tutte queste variabili, chiudo questa, diciamo, tonda. E poi qui ci sarà il corpo del let, corpo let, e poi dovrò chiudere il corpo del let e questo sarà il valore del let finale. Però dato che in questo caso ho solo una variabile, che è word1, posso semplicemente chiudere subito il corpo di assegnazione del let ed entrare nel corpo di esecuzione del let, se vogliamo. In questo corpo di esecuzione, come prima cosa, facciamo semplicemente un message, mi stampo la stringa word, la chiamo word e basta, per semplicemente capire se funziona. Quindi io qui chiudo tutto e facciamo un eval buffer. Notiamo tra l'altro che tutto questo processo di debugging, eccetera, è interattivo, estremamente interattivo. Io sto modificando cose, faccio un eval buffer per caricare le modifiche nell'immagine corrente di Emacs e adesso posso, diciamo, provare la nuova funzione sulla stringa, diciamo, su questa stringa hello che ho selezionato. Quindi faccio text to x e lui qua mi dovrebbe stampare hello. E infatti mi stampa hello. Ma se io qui scrivo Leonardo e faccio text to x su Leonardo, lui adesso mi stampa Leonardo e quindi funziona bene perché mi stampa. Se io adesso seleziono tutte queste due cose, mi dovrò stampare hello, poi tutti questi punti bianchi, tutto questo spazio bianco e poi Leonardo. E io faccio text to x e lui mi stampa hello, poi tutte le cose bianche e poi Leonardo. Se io faccio tipo così, lui mi stamperà text to x, lui mi stamperà hello, spazio bianco e Leonardo. Esatto, quindi sembra funzionare, cioè sembra che noi riusciamo effettivamente ad avere il valore della stringa che abbiamo selezionato col buffer. A questo punto, noi che dobbiamo fare? L'idea è quella di aprire un nuovo buffer. Perché? Perché come funziona la mia funzione, la myText2x? Per non confondere rispetto al contenuto corrente del buffer, io apro un nuovo buffer. Infatti, se io la eseguo, questa volta però sto eseguendo la mia, quindi myText2x, lui che mi fa? Mi apre un buffer, il bufferout, quindi questo nuovo buffer, bufferout. E all'interno di questo nuovo buffer mette tutta sta roba. Quindi adesso io ho un nuovo buffer, questo buffer out, che lo posso pure chiudere perché non mi interessa. Quindi l'idea è come facciamo ad aprire un nuovo buffer? E per fare questo possiamo utilizzare la funzione switch to buffer other window. E poi ci sta questa out. E questo sarà il nome del buffer. E poi faccio la funzione erase buffer per eliminare il contenuto corrente del buffer in cui mi trovo. Che, dato che ho cambiato buffer, è un nuovo buffer. Così che
Se io tipo prima faccio la mia text to x su questa stringa hello e poi lo faccio su un'altra, io utilizzo lo stesso buffer out, ma il contenuto cambia perché ogni volta faccio il reset del buffer fondamentalmente. E quindi questo è quanto. Vediamo se funziona e poi facciamo tipo insert hello. La funzione insert serve per inserire del testo nel buffer in cui mi trovo, che dovrebbe essere il buffer hello. Quindi io faccio adesso if al buffer, if buffer, e poi tipo seleziono una stringa, faccio text to x. Lui scrive hello nel nuovo buffer, ovviamente non scrive Leonardo perché ho messo hardcoded questo hello, però ci ha aperto un nuovo buffer e ci ha scritto, quindi sembra funzionare. E se io la riseguo di nuovo, lui dovrebbe sempre scrivere. Quindi text to x, lui dovrebbe sempre scrivere hello, non è che va a capo e scrive un nuovo hello, perché reset il buffer e scrive nuovamente hello, e quindi questo è, sembra funzionare correttamente. A questo punto uno, qui c'è ovviamente molta libertà della serie, io il modo in cui l'ho implementato ho scelto di fare in questo modo. Prima mi itero tutti i caratteri della lettera, della stringa che voglio processare, e per ogni carattere stampo questa cosa: il carattere, una freccetta e i byte in esadecimale, mettendoci questo 0x per dire che questi sono i byte esadecimali, altrimenti potrebbe confondere. Altrimenti uno potrebbe fare in altro modo, e poi alla fine mi faccio un'altra iterazione, però questa volta concateno i byte esadecimali fra loro, così ho varie rappresentazioni. Ora, come possiamo fare una cosa del genere? L'idea è di fare un loop, una specie di for loop, che lo possiamo fare come do times. Qua scrivo i, qui faccio i e faccio length word per dire i è la variabile del loop e length word è il massimo, è praticamente lui inizia da 0 e arriva alla lunghezza meno 1 se non sbaglio, perché poi questo ci permetterà di indicizzare la parola della serie, sarò in grado di dire dammi il millesimo carattere della lettera. E infatti qui posso scrivere semplicemente insert, e qui che cosa faccio? Insert, poi metto un format per dire ok, che il format mi darà una stringa e questa stringa la metterò nel buffer, quindi l'insert verrà chiamata sulla format. Per adesso facciamo semplicemente trattino C per dire carattere, e quale carattere? La funzione aref word i per dire dammi l'esimo carattere della word, dove questo i parte da 0 e arriva fino alla lunghezza finale. Anzi, forse prima di fare questa cosa possiamo semplicemente fare di per stampare tutti i semplicemente la i. Quindi io stampo semplicemente un intero e virgola, mi faccio intero virgola e stampo così facendo tutti gli indici di questa stringa del for loop. Quindi vediamo quante volte fa. Quindi adesso che farò? Farò così, text to x. E lui mi stampa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che sono essenzialmente 0 è associato a L, poi ci serve 1, poi O, poi N, poi E. E quindi ho questo tipo di indice, cioè io scansiono da sinistra a destra. Se invece qua faccio aref i word e qua non faccio più di perché non è più un intero ma è un carattere, allora non stamperò più gli indici ma stamperò l'effettivo carattere. Quindi faccio text to x. Qui non funziona perché c'è print word argument, perché praticamente qui l'idea è, ho sbagliato qui i cosi, è word e i, non i e word. Ok, quindi adesso lo faccio ogni volta che faccio va buffer. Perché commento questa cosa? Perché questo è un, diciamo, un simbolo. Se io faccio il buffer così, lui si lamenta e dice: guarda che il simbolo Leonardo io non l'ho mappato a nulla. O io quindi lo commento come un commento in Elisp, oppure, dato che sto in Elisp, posso fare il quote. Perché se faccio il quote, questo non è più un simbolo da risolvere, ma è semplicemente un simbolo, il cui valore è il simbolo stesso. Quindi faccio il buffer e lui non si lamenta più. E quindi questo è un trucchetto che però posso fare soltanto in Elisp, perché in un tipico linguaggio di programmazione dovrei commentare. Però in Elisp posso anche fare così, e se lo rimuovo ovviamente poi si lamenta di nuovo. Quindi ora che cosa abbiamo? Quindi adesso abbiamo fatto l'eval buffer, e quindi adesso posso semplicemente fare text to x. E lui che stampa? Mi stampa i caratteri, virgola, carattere, virgola, carattere, virgola, carattere, virgola. E quindi abbiamo questo, siamo in grado di loopare su tutte le lettere della parola. A questo punto dobbiamo avere quella sintassi che avevo fatto vedere prima della my text to x, in cui per ogni carattere noi dobbiamo stampare questa cosa: il carattere, poi uno spazio, la freccettina, un altro spazio, il carattere in esadecimale. Questo lo facciamo con, anzi, prima 0x, perché 0x per dire esadecimale, quindi 0x, e poi il carattere in esadecimale che lo faccio con questo trattino x per dire guarda che io voglio stamparlo in esadecimale. E poi qui ci metto due volte aref word i, aref word i, perché lui prenderà lo stesso carattere, però una volta lo considererà come un carattere e la seconda volta come un byte in esadecimale. Quindi questo praticamente chiudo questo format, chiudo questo insert e poi chiudo il do times.
Ok, a questo punto, e poi però alla fine devo mettere new line, perché poi devo andare a capo, cioè perché io scrivo questo e poi vado a capo, scrivo questo e poi vado a capo. E quindi nuovamente, se noi facciamo eval buffer e poi facciamo text to x, sempre questa sto chiamando non la mia ma quella che sto implementando adesso, abbiamo questo risultato che è molto simile alla mia, è praticamente quasi identica alla mia, soltanto che alla fine la mia stampa una riga vuota, quindi poi io che faccio essenzialmente? Stampo una riga, faccio un insert di una new line e poi faccio un altro loop in cui però in questo nuovo loop, quindi ora eseguirò la mia, my text to x, in questo nuovo loop, quindi questa è la riga vuota che lui stampa, che sarebbe questa, e dopodiché io mi scansiono un'altra volta diciamo, l'elemento, ma questa volta io concateno i byte esadecimali, quindi faccio un insert, poi faccio un altro insert per mettere questo 0x iniziale, che lo metto una sola volta. E poi faccio un'altra volta un do times, sempre i length di word. E poi dentro questo do times faccio un insert format. E questa volta semplicemente metto il byte esadecimale senza altre cose in particolare. Chiudo tutte queste cose. Quindi chiudo il do times. E essenzialmente ho fatto. Perché? Perché adesso, se adesso io faccio eval buffer, adesso io ho la funzione finale. Seleziono la cosa che voglio processare, chiamo la mia funzione text to x e lui che fa? Si comporta esattamente come si comporta la mia, quella che avevo scritto. E quindi questo è un piccolo esempio di come possiamo utilizzare Elisp per fare cose secondo me carine, perché appunto nella challenge io in questa CTF avevo tipo, volevo capire, ok, ma qual è per esempio la rappresentazione di secret? Adesso non devo più andare online a vedere essenzialmente i convertitori. Io ogni volta che sono interessato alla rappresentazione esadecimale di una stringa posso scrivere tipo Leonardo Tamiano, seleziono il testo, scrivo text to x e ho sia tutto l'esadecimale che byte per byte, quindi L, E, N, O, lo spazio è il byte 020, 020. E quindi questo era un piccolo esempio di come poter utilizzare Elisp per estendere Emacs, quindi è un esempio di programmazione Lisp, di estensione di Emacs, e quindi spero che sia stato interessante. Farò altri video che sono un po' più brevi del solito per far vedere come poter utilizzare Emacs per migliorare effettivamente la propria produttività, oltre al fatto che programmare in Elisp è veramente divertente. Quindi spero che sia stato interessante e al prossimo video.